È tornato a incatenarsi Mario Spanò, lavoratore impegnato nel servizio della raccolta rifiuti nel comune di Sant'Agata Militello. Questa volta teatro della protesta è il municipio santagatese in coincidenza con il corteo contro la chiusura del tribunale. Da quasi 12 mesi senza stipendio, Spanò ha iniziato lo sciopero della fame e chiede l'intervento del prefetto e del questore di Messina. Fino ad allora resterà incatenato al primo piano della sede comunale. I sindaci trovano i soldi per pagare la discarica, ma non trovano i soldi per pagare chi lavora e raccoglie la spazzatura. Quindi a questo punto viene da pensare che noi dipendenti siamo peggio della spazzatura. Resterò legato qui fino a quando non ci sarà qualcuno che mi dirà quando pagherà, e in ogni caso, se non ho un incontro col questore e col prefetto, che non andrò io a Messina, devono venire loro qua, se io resterò qui e se entro domani non avrò nessuna notizia, oggi inizio lo sciopero della fame da questo momento e domani inizierò pure quello della sede. Ai sindaci cosa ti viene da chiedere? I sindaci dicono che soldi non ne hanno, non sanno come fare, però si sono fatte tutte le manifestazioni estive, si sono fatte le sagre, si sono fatti gli spettacoli e ora la discarica di Mazzarà gli ha chiesto i soldi perché se no non li fa scaricare più. Sono riuscita a trovare dal bilancio anche delle cifre per poter pagare la discarica, ma solo per noi non ne trovano soldi.